Permesso, posso? Scusate, posso, grazie. Basta. Venga. Basta che continuate questo applauso per Ruffoni e Belen. Ruffini, quanto è modesto questo ragazzo. È così modesto che a casa ha un materasso memory ed è lui che prende la forma del materasso. Vabbè. E poi Belen, questa ragazza che la crescita è evidente, per non parlare della ricrescita, Belen. Allora, ma mi presento anche io, perché qualcuno si starà chiedendo: ma chi è questo bell'uomo, così elegante, profumato, nonostante si sia lavato e cambiato in macchina? Credo che non se lo stia chiedendo proprio nessuno. No, se lo sono chiesti, sono Enzo Ratti, però... dell'agenzia di spettacolo Enzo Ratti Enterprise. Perché si è girato? Perché fa angolo l'agenzia, scusate. No, do qualche indicazione. Siccome mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici, insomma. Management. Quanto è bella quando sembra che capisca ancora. È meravigliosa. Siccome questo è uno spettacolo, volevo farvi qualche proposta, perché lì dove c'è un grande spettacolo, lì dove c'è un grande musical, lì dove c'è un grande evento, beh, lì non c'è parcheggio. Se volete parcheggio, venite agli spettacoli che presenta la Enzo Ratti Enterprise. Non è vero. Ho tanti artisti nuovi, artisti che propongo e che scovo io, perché cara Belen, a me piace scovare. A te? Ti gusta scovare? Penso che piace un po' a tutti, insomma. Esatto. Te, Paolo, ormai è andata. Ma che è andata? No, stavo ascoltando la risposta di Belen. E stasera ce ne sono di scovabili, se continuo a scovare. Le signorine sono perfette. Non molesti, per favore. Assolutamente, guarda, lei è perfetta, io devo ammetterglielo. E non ho problemi ad ammetterglielo anche davanti a tutti. No, ho una proposta interessante per lei, non voglio sbottonarmi adesso, anche perché ho la zip. Comunque, ne parliamo dopo, mi dà anche il numero. Io sono qui per delle proposte. Sono qui per delle proposte. Prego, cominciamo con queste proposte, uno spettacolo molto particolare di ombre tedesche. Ombre cinesi, casomai. Le imitazioni. Cioè? Le originali sono tedesche. Ma per favore, dai. Le ombre cinesi si rompono subito, fidati Paolo. Andiamo avanti con le proposte. Un trasformista, lui si traveste da donna e basta, lavora così. Ma che trasformista? È un trans. Al buio non la riconosci, guarda che... Non me lo paghi subito, me lo paghi a tranche, va bene? Non hai mai pagato un tranche, Paolo? No, dai, che nel mondo e nello spettacolo si sa come sono queste cose qui. Ma si sa cosa, ma stiamo scherzando. Mi porta un grandissimo Nicolas Cage. Magari l'attore? No, Nicolas Cage, un ragazzo che porta le pizze. Velocissimo, Nicolas Cage. Molto bravo. Ragazzi, questi sono dei grandi artisti, ma stiamo scherzando? Ma no. Abbiamo fatto uno spettacolo l'altra sera a Matera, i sassi che ci hanno tirato. Non avete idea? Immagino. Sarei anche d'accordo. Vi posso portare veramente uno spettacolo molto particolare. Questo qui è uno spettacolo di burattini che fanno sesso sul palco. Ma cioè, come? Sarebbe un porno a legna. Allora, lei è veramente, lei rischia le mani addosso. L'ha detta lei, si vergogna. L'ho detta io. Però... Tutti questi no, mi state scoraggiando, e non dire di no, mi hai scoraggiato. No. Ragazzi, qualcuno qui ha scoraggiato, perché... No, che mi guarda a me? Ricorda che se si chiude una porta... È lui che scoraggia. Aprite la finestra, perché qua stanno scoraggiando un po' troppo, E allora io mi metto a scovare. Basta queste cose. Anche lei, signorina, non è male lei, signorina, Che pelle di pesca, che bocca di fragola. Sono arrivate le angurie. Per favore, venga qua. No, andiamo, stiamo scherzando, non fa spaventata. Volevo proporle una piccola parte al cinema. All'inizio si sa, questa parte è piccola, sta a lei farla crescere, signorina. Adesso sembra che per entrare nel mondo dello spettacolo... Lei è il solito manager che promette e poi... No, perché adesso sembra che per entrare nel mondo dello spettacolo... Ma che cosa? Bisogna scendere a favori sessuali. Esatto. No, ma che messaggi diamo? Io vi faccio diventare delle stelle. Tu una stella e tu una stella. Stella, insomma, 1, 2, 3 stella, con la Enzo Ratti Enterprise. Se ne vada, guardi. Vado nel salotto. Se ne vada proprio. Ci ripensate. Ma se ne vada, non torni, per favore, perché...